Salve, sono Franco Corbeddu, sono un analogista. Oggi parlerò di questa figura professionale che nasce grazie agli studi del dottor Stefano Benemeglio, psicologo, ipnologo, ricercatore romano che da oltre 50 anni sta conducendo studi sull'aspetto dell'emotività dell'essere umano. Oggi disponiamo, grazie a questa attività frenetica e inesauribile, di un insieme di conoscenze che sono state contestualizzate in quelle che chiamiamo discipline analogiche. Le discipline analogiche, infatti, sono un insieme di leggi e regole sulle dinamiche sistemiche e sui linguaggi emotivi dell'essere umano. Queste discipline analogiche, inoltre, sono lo strumento operativo con il quale l'analogista può, diciamo, mettere in atto la propria professione. Oggi parlerò di due aspetti professionali molto importanti. Uno è quello della comunicazione emozionale efficace e l'altro invece è quello dei riequilibri emozionali o riequilibri emotivi. La comunicazione emozionale efficace, si parla molto di comunicazione, ma ottenere assenso e consenso non è sempre semplice. Oggi invece disponiamo appunto di queste conoscenze, di questi linguaggi con i quali è possibile decodificare i linguaggi dei nostri interlocutori, che possono essere anche persone care, persone di famiglia, genitore, figlio, partner, o anche persone estranee, diciamo, alla dimensione familiare, come ad esempio, colleghi di lavoro, amici, conoscenti. Quindi riuscire a comunicare in maniera efficace ci permette di, diciamo, di acquisire carisma, di acquisire potenziale. Questo che cosa significa? Significa che noi, possiamo dare dei servizi emozionali ai nostri interlocutori. Quindi andremo ad appagare le esigenze dei nostri interlocutori e per poterlo fare, appunto, possiamo fruire delle conoscenze delle discipline analogiche, in primis della comunicazione analogica non verbale. Per analogica noi intendiamo analogico, istintuale, emotivo, quindi una comunicazione emotiva che noi mettiamo in atto costantemente. Anche io in questo momento sto gesticolando, quindi sto, diciamo, utilizzando, il canale della cinesica. Quindi noi, oltre alla parola, oltre alla comunicazione verbale, oltre al, diciamo, all'espressione di contenuti, comunichiamo a livello emozionale in maniera molto, diciamo, molto potente, anche se questa comunicazione emozionale lavora sotto i radar dell'istanza logica, della comunicazione verbale, però non è appunto meno potente di quella logica, anzi. Quindi riuscire ad intercettare segnali di gradimento, di rifiuto, scarichi tensionali, turbamenti del nostro interlocutore ci permette di condurre una comunicazione efficace, ossia ci dobbiamo mettere in posizione di ascolto e dare servizi emozionali al nostro interlocutore. Di conseguenza noi riceveremo assenso e consenso. Bene, ora parlerò invece dei riequilibri emozionali non meno importanti. Riequilibri emozionali invece l'analogista, diciamo, li mette in opera quando deve andare a lavorare su una singola persona e andare a lavorare su un disagio che sta vivendo la persona. Quindi sono incontri individuali della durata di circa un'ora e vengono messi in atto attraverso una comunicazione profonda con l'istanza emotiva della persona, quindi l'istanza logica partecipa nel ruolo, possiamo dire, di osservatore, di ascolto, può anche partecipare a inserirsi nel dialogo se ha qualcosa da dire, però diciamo normalmente sta lì, la persona è presente, però non parla. Quello che parla è la risposta istintuale della sua istanza emotiva, che opportunamente sensibilizzata dall'analogista dà le risposte che hanno una relazione di analogia con il disagio che vive nel presente la persona. Quindi si vanno ad aprire dei file del passato
che la persona molto spesso dice che non si ricordava di questa cosa, l'aveva rimossa, ma non per questo era stata cancellata nella memoria emozionale. Nella memoria emotiva era ancora presente questo file che praticamente si è riproposto nel presente, magari sotto altre vesti, sotto con altri personaggi, ma diciamo il filone conduttore, possiamo dire, è rimasto quello. Quindi si va a lavorare su questi ricordi del passato andando a decomprimerli. La decompressione di questi eventi del passato automaticamente svuoterà di potenziale il disagio che sta vivendo la persona nel presente, perché sono la causa appunto dell'evento che sta vivendo oggi la persona. Quindi attraverso degli incontri individuali, diciamo brevi, diciamo come numero di incontri, un numero di incontri limitato, si riesce subito, diciamo, a risolvere il problema che sta vivendo la persona. Quindi questi qui sono i due temi che ho trattato oggi. E poi l'analogista può operare anche in altri ambiti, anche come divulgatore di queste bellissime discipline. Bene, e oltre a questo volevo dire che l'attività dell'analogista è regolamentata dalla legge del 14 gennaio 2013, numero 4. Inoltre l'attività dell'analogista si integra e non si sostituisce ad altre discipline del benessere della persona. E inoltre disponiamo anche di una norma proprietaria, la 9/16, che è stata istituita grazie a un organismo internazionale che si chiama AJEA Europe, che certifica l'originalità di questa professione e le competenze dell'analogista. Bene, queste sono informazioni in sintesi che potevo darvi in così poco tempo. La materia è molto ampia, è molto bella e mi piacerebbe stare qui a parlare ore. Però non è possibile. Quindi vi auguro buone emozioni per il futuro, un saluto, a presto.